abbiamo Algherese e Doc, laureato in giurisprudenza all'Università di Sassari per poi diventare avvocato. È l'unico politico sardo ad avere il brevetto di pilota di aeromobili e siccome ama volare alto, potrebbe ritrovarsi a festeggiare i 50 anni il prossimo febbraio con una prestigiosa candidatura al ruolo di governatore della Sardegna. Parliamo di Michele Pais, da pochi mesi coordinatore regionale della Lega, che da 50 mesi siede sullo scranno più alto del Consiglio regionale che compete al presidente dell'Assemblea consiliare. La sua carriera politica prende quota, ed il termine ci sta a pennello, nel 2004, quando viene eletto nelle fila di Alleanza Nazionale e diventa consigliere del Comune di Alghero, carica che manterrà sino a giugno del 2019. Nel 2018 viene folgorato sulla via di Salvini, che alle europee confermerà un successo crescente. Da esponente della giunta della sua città acquisisce una grande esperienza nella gestione e organizzazione delle risorse umane e nella gestione dei rapporti sindacali. 50 mesi fa viene candidato alle elezioni regionali nella circoscrizione di Sassari e risulterà il più votato in assoluto della sua lista. Il successo elettorale farà da buon viatico all'elezione il 9 aprile del 2019 a 26esimo presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Ovviamente il protagonista del nostro punto politico di oggi è fedelissimo al fianco dell'attuale governatore Solinas, è pronto a decantare il progetto unitario del centrodestra in vista della prossima tornata elettorale che prevederebbe una candidatura a Bruxelles per l'attuale padrone di casa a Villa Devoto. Ritengo che l'unità sia la vera grande forza della nostra coalizione. Laddove il centrodestra si è presentato unito, sempre vinto, ma governato, questa è la parte più importante. Ebbene, quindi vogliamo presentare la nostra attività di governo con fatti e azioni e in qualche maniera proporci per proseguire questo lavoro per i prossimi 5 anni.